Anche quello, Vabbè, no. se cominciamo così. Era la prima puntata della quarta edizione di Riconosciamoli. Ho il piacere di avere come ospite Linda D'Agostino. Buonasera. Sigla! Ciao Linda, ben arrivata, come stai? Benissimo, grazie. Dunque, Linda D'Agostino, l'ho scritto così non sbagliamo, Sì. presidente di LECIP Abruzzo, che è l'ente di formazione del CNA dove tu sei vicepresidente, e presidente dell'impresa Donne di Pescara. Perché Bravissimo. Perché le donne di Pescara hanno la necessità di avere un presidente? hanno la necessità di avere un'associazione al loro fianco? Certo. Allora, ti faccio una piccola premessa che poi mi aiuterà a spiegarti meglio. Io sono innanzitutto un'imprenditrice, figlia di imprenditori. Mia madre era un'imprenditrice, e parliamo quindi di un'imprenditrice degli anni 60, con delle grandissime Sono i miei capacità. anni adesso, non che lo dici No, come questo modo, no, 60. perché si faceva imprese in un altro Ah, modo, ecco, io ok? sono Quindi nato negli anni 60. c'erano anche altri pregiudizi nei confronti di una donna imprenditrice, no? Altri limiti. E io oggi sono imprenditrice, la mia azienda è un'azienda storica, e sono imprenditrice e da oltre 25 anni conduco insieme a mio fratello l'azienda di famiglia, e mi sono cimentata in un nuovo progetto imprenditoriale. Quindi ti ho fatto, insomma, questo piccolo Cappello. cappello, diciamo, temporale, quindi passato, presente e futuro. Perché per spiegarti questo, la donna e l'uomo in condizioni, diciamo, di egual preparazione, conoscenza del settore e competenze, nella fase di start di un'azienda, quindi in partenza, sono uguali, cioè nel senso Meno male, hanno le insomma. stesse Meno probabilità, male. di avere successo, perché Certo. poi ci ricolleghiamo alla domanda di partenza. Quindi Certo. diciamo che di fatto non ci sarebbe bisogno di avere un'associazione che tutela gli interessi e i E i supporti diritti. delle donne. Il Perfetto. problema dove sorge? Sorge poi in fase, diciamo, nell'andamento dell'azienda. Perché? Perché la donna, l'imprenditrice, oltre ad essere una lavoratrice autonoma che rimane nella sua azienda come l'uomo dovrebbe rimanere 18 ore, senza di lei l'azienda non va avanti, la donna ha anche il carico familiare, quindi ha figli da accudire, deve affrontare una maternità, un marito, spesso anche delle situazioni magari adesso da gestire, un anziano in casa. Voglio dire, sono tutte le problematiche che noi donne imprenditrici ci troviamo ad affrontare e che ci defocalizzano sostanzialmente, e ci fanno perdere vantaggio competitivo rispetto magari al nostro collega che può dedicare 18 ore in azienda, può creare delle strategie, può andare a formarsi, cioè magari la donna imprenditrice ritaglia del tempo per la formazione, che è una cosa fondamentale e che le potrebbe invece far riattivare il vantaggio competitivo che man mano purtroppo spesso si perde. E diciamo che queste sono problematiche che un'imprenditrice non può da sola risolvere, perché sono ostacoli che fanno parte della natura dell'essere donna, che però vanno un attimino supportati anche dalle istituzioni, perché oggi un'imprenditrice fa fatica a trovare un nido che sia aperto negli orari, diciamo, che possano essere più comodi per un'imprenditrice piuttosto che per una dipendente, e così via.
Quindi diciamo che Impresa Donna, che è un'associazione datoriale facente capo a CNA, che è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, è un'associazione che si occupa prevalentemente di interloquire con le istituzioni, quindi di trovare delle soluzioni e delle opportunità nel campo del welfare. Quindi diciamo creare delle sinergie anche tra il privato e il pubblico per poter dare alle donne imprenditrici dei servizi che possano aiutarle poi nello svolgimento della loro, lasciarle un po' più libere dal peso della gestione familiare nella loro attività. E si occupa di aiutarle, quindi di creare delle opportunità anche nella formazione, perché ripeto, spesso la donna imprenditrice rinuncia ai momenti di formazione per motivi per di tempo, famiglia. Per la famiglia, perché per una donna... Nelle grandi aziende però ci sono i deprimiti, cioè gli asili, le aziende ci sono... Per quello ti dicevo, la donna, noi parliamo comunque di piccola imprenditoria, la donna imprenditrice non è in una grande azienda, no, la certo. Donna, l'imprenditrice è anche l'estetista, è anche l'avvocato, cioè pensiamo a una professionista, a un avvocato che deve affrontare una maternità, deve chiudere lo studio. Oggi è impossibile, un estetista dovrebbe... Ecco, e qui il tuo aiuto... L'aiuto di Impresa Donna è proprio quello di cercare soluzioni attraverso le istituzioni, quindi attraverso... anche abbiamo fatto delle proposte di legge proprio quest'anno riguardanti appunto la formazione, quindi la possibilità magari di avere delle deducibilità fiscali, perché ripeto, l'imprenditrice perde vantaggio competitivo, a volte non ha neanche le risorse. Ma è necessaria la competizione? La competizione sul mercato è necessaria. Non la competizione, è la sopravvivenza. La sopravvivenza. Che è diversa dalla competizione. Appunto, cioè, si parla a volte, invece insomma, dovremmo essere non sopravviventi, ma competitive, così come i nostri colleghi, anche il credito, quindi CNA Impresa Donna, si occupa di interloquire magari con gli istituti bancari, perché la donna imprenditrice... Quindi sente un supporto a quello che può essere... E a quello che possono essere le esigenze di welfare, di formazione, del credito e anche della salute, della prevenzione. Quindi diciamo un po' cercare di togliere quegli ostacoli che la donna... ha per sua natura nel suo cammino di imprenditrice e che magari l'uomo non ha, ecco, quindi non è che noi dobbiamo essere supportate perché siamo svantaggiate in qualche modo, ma dobbiamo essere aiutate a togliere, tutelate a togliere quegli ostacoli che poi ci consentono anche di fare le mamme, le mogli e le figlie. Ma sono tanti i problemi che secondo te ha una donna rispetto a un uomo? Sono tanti. O sono bypassabili? Allora, sono tanti sotto questo aspetto, perché te l'ho detto prima, io non penso che tra un uomo e una donna ci sia differenza a livello diciamo dell'essere imprenditore, però ecco, queste io ho fatto quella premessa perché lo vivo sulla mia pelle, cioè anche per me è stato difficile, io ho un figlio di 18 anni ma sono un'imprenditrice e mio figlio è cresciuto con me in azienda. Quindi come penso succeda alla maggior parte delle donne con un lavoro autonomo, perché è difficoltoso, era difficoltoso trovare, a parte che è un investimento anche, no? Trovare delle babysitter, che tu sei lì, perché noi non abbiamo, l'imprenditrice non ha orario, non è come il dipendente, la dipendente, che la lavoratrice dipendente che ha un orario, quindi tu sei lì in azienda, hai da fare una riunione, hai dei clienti da ricevere e quindi magari... È un bambino piccolo, quindi come ti organizzi? Chiamo Impresa Donna e lei, tac, ti trova una babysitter. No, magari Impresa Donna cerca di farti avere dei voucher da poter utilizzare per avere una babysitter magari due volte in più a settimana. Ho capito. E questo, diciamo, è un risolvere dei problemi che da sola l'imprenditrice non può risolvere. Ti impegna molto questo? Mi impegna e mi piace perché nel mio DNA c'è anche la condivisione e l'aiutare anche gli altri,
E lì dove io magari ho testato sulla mia pelle o ho avuto dei problemi o anche dei successi, mi piace condividere, cioè mi piace poter aiutare gli altri affinché magari affrontino il problema che io ho avuto in maniera diversa da come l'ho affrontato io, quindi aiutarli e anche condividere i miei successi, perché credo molto in questo spirito sia nella vita personale ma soprattutto come imprenditrice. Quante sono mediamente le aziende come diciamo impresa donna che aprono nel nostro territorio? Allora, Impresa Donna è un'associazione, sono tante le associazioni a supporto delle donne, non ti saprei dare un numero, anche perché tu sai benissimo che le associazioni diciamo nascono anche su temi anche specifici. Ci sono tantissime associazioni, per esempio adesso con Impresa Donna abbiamo avuto modo di conoscerne diverse, che si occupano della salute sia della donna imprenditrice che della donna in generale, e anche lì trovo che siano sia molto utile, perché la donna spesso si trascura anche nella prevenzione, sempre perché abbiamo tante cose da fare, no? Diamo sempre la priorità ai figli, ai mariti, l'azienda, il lavoro. La donna è più impegnata dell'uomo e quindi forse ha bisogno. E diciamo che la donna è impegnata in maniera su diversi fronti, magari l'uomo ha impegni diversi, ad esempio il calcetto è un impegno fondamentale, assolutamente. La partita di basket anche, te lo volevo dire, certo. Perché sono cose importanti, anche andare in televisione è una di quelle cose che è importantissima nella vita di un uomo, adesso tu dirai, però è anche questo importante. Assolutamente. Tu sai che a un uomo basta che gli parli di pallone o di macchina e hai risolto il problema, invece con una donna è un po' più complicato. È più impegnativo. Esatto, è più impegnativo. Senti, ti stavo chiedendo, come vanno allora queste imprese, come sta andando, visto che tu sei anche vicepresidente di CNA, le imprese nel nostro territorio? Le imprese nel nostro, allora CNA, che è la prima associazione in Abruzzo come numero di iscritti, si occupa prevalentemente di piccole e medie imprese. Sono il 95% del tessuto italiano, sono le imprese che... Il famoso small business. Sono le imprese che trainano veramente oggi l'economia italiana. E sono i piccoli artigiani, sono i commercianti, sono i professionisti e sono purtroppo secondo me la categoria che più soffre di questo momento storico. Perché? Tasse? Allora, per tanti motivi. Il primo motivo, sicuramente diciamo anche più visibile, è quello anche di un eccessivo carico fiscale. E poi ecco, con le riforme, con quello di cui si sta parlando adesso, sicuramente è la categoria che verrà penalizzata per prima. Ma abbiamo anche un problema enorme, che è quello della globalizzazione. La globalizzazione, le multinazionali. Io veramente porto avanti la mia battaglia per difendere i piccoli, perché io sono un piccolo imprenditore, quindi questa è una cosa che sento proprio forte dentro di me. Il discorso di Davide contro Golia. Esattamente. Oggi è cambiato tutto, è cambiato il modo di acquistare, no? Noi siamo tutti quanti comunque clienti, acquistiamo su internet, nei grandi centri commerciali dove ci sono le catene, no? Non c'è più il negozietto, non si va più nel negozietto sotto casa. Di questo modello americano ne parliamo dopo la pubblicità. Benissimo. Riprendiamo la prima puntata della quarta edizione di Riconosciamoli con Lidia D'Agostino e stiamo parlando di questo modello americano, di questi supermercati dove ormai tutti si recano e addirittura fanno i supermercati, poi le case attorno come nei paesi degli Stati Uniti. E quindi tu, che sei invece una sostenitrice e vicepresidente di CNA, sostieni un po' la mancanza di vita dell'artigiano, del commerciante. Assolutamente. No, sostengo che bisogna reagire, no? Che il piccolo
qual è l'alternativa? L'alternativa è chiudere, fallire, quindi certo. Però tante attività hanno chiuso. Infatti stavamo parlando di questo, tante attività. Quindi per te una delle cause è il fatto di questi centri commerciali, queste catene? Per me è una delle tante cause. È una concausa. C'è anche tanta concorrenza. Allora, sono cambiate anche le abitudini, l'abbiamo detto prima, no? Di come acquistiamo le cose, di come anche del nostro stile di vita. E un'altra delle cause sicuramente è la, che ne siamo anche tante aziende, no? Tante a fare le stesse cose. E quindi quale può essere la soluzione per un piccolo? Io dico sempre questo, che è cambiato il mondo, l'abbiamo detto, è cambiato il modo di acquistare, è cambiato proprio il sistema intorno a noi, e quindi occorre che anche noi acquistare. Tu intendi dire l'acquisto online via acquisto internet? Acquisto online, le abitudini, certo, magari guardiamo la televisione e nel frattempo acquistiamo un paio di scarpe, no? Non mi è mai capitato, però però succede, però succedere. Io ecco, vedo mio figlio che fa così mentre guarda la televisione, no? Però ti sarà capitato per esempio di vedere che adesso il cibo viene consegnato a casa attraverso un'app, quindi da grandi multinazionali che fanno questo tipo di attività. Quando abitavo a Milano 15 anni fa, ecco, Esselunga già, ecco, quindi, portava a casa, ecco, la spesa. Io la sera quando torno, perché io sono un'appassionata di ballo, e quindi quando torno da lezione di ballo, ballo tango argentino. Ah, bello! E quindi quando torno da ballo vedo, anche l'anno scorso andavo a lezione di ballo alla stessa ora, ma non ne vedevo così tanti motorini, tante bici di corrieri che quindi consegnano. Quindi tu vai nelle milonghe? Sì. Ah, bello! Mi vedo che stai... Beh. Vuoi venire? Oh, no, ma io... Sai ballare? No, ho intervistato qua una... Ma ti mancano Francia. Un po' i maschietti. Io ho intervistato Laura Francia. Brava, è una maestra. È una maestra, sì. Sì, è brava. E quindi ti dicevo, è cambiato proprio il modo anche di acquistare. Ballare. Di ballare no, per fortuna no. Di acquistare. Di acquistare. Quindi... per quanto mi riguarda, insomma, in base anche alla mia esperienza, parlando con gli altri imprenditori, ma sono io stesso un imprenditore, penso che dobbiamo cambiare modo di fare impresa. Cioè oggi il piccolo, se non vuole fallire, se non vuole chiudere, perché ne vediamo troppi, e io sono stanca di vedere davvero tutti questi colleghi che chiudono, che si arrendono, dobbiamo capire che è diverso il modo oggi di approcciare il nostro fare impresa. Deve cambiare. Questa è una cosa importante che dici, perché io sono convinto che bisogna guardare se stessi, dare sempre delle colpe a se stessi, non agli altri. Esatto. Non apro il centro commerciale di fronte a me, esatto, ma io cambierò le linee, esatto, perché queste linee loro le vendono a un prezzo, ma io cambio linee e vivo lo stesso. Esatto. Però è più complicato. È più complicato, però bisogna farlo, perché quello vuol dire imparare a fare impresa. E qui che ci si può riallacciare al lavoro che tu fai di formazione dell'imprenditore, che insegna all'altro imprenditore a fare impresa. Esattamente, e questo è un progetto che avevo. Allora, ECIPA è un ente di formazione e fa parte di CNA, è un ente di formazione di CNA. E ma mi dicevi che appunto l'imprenditore che racconta... Sì, allora ti faccio una premessa. Sì. Attraverso ECIPA, che è un ente di formazione, io veramente, a me piace, la formazione per me è una parte fondamentale della mia vita, cioè la crescita personale, la crescita imprenditoriale, perché per ogni imprenditore l'azienda è come un figlio, quindi per me far crescere la mia azienda, crescere io per far crescere la mia azienda è fondamentale. Con ECIPA veramente ho avuto modo di conoscere il mondo della formazione un po' più da vicino, cioè dall'altro lato, perché io ho sempre partecipato a corsi di formazione, ma non ho mai visto cosa ci fosse dall'altro lato. Poi da lì, e cosa c'è? Da lì dall'altro lato c'è un mondo, perché dall'altro lato bisogna trovare. ECIPA si occupa di formazione non solo imprenditoriale, ma di formazione anche sulle normative, perché oggi quando un'impresa apre ha bisogno di tanti attestati, di tante certificazioni. ECIPA in particolare fa quello, e ho capito che dietro c'è un mondo di normative, innanzitutto, che va a gravare su tanti settori. Ma non sono un po' troppe queste normative? Tantissime, troppe. Come mai? Troppe, perché viviamo
sicuramente in uno stato burocratizzato. Ecco, non è questo una magari delle cause di questo, di questa burocrazia che... È anche una delle concause per il piccolo dover adempiere a, tutto, a tutte queste, a questi obblighi normativi, questo sicuramente. Con ECIPA ho visto cosa c'è dietro, però ho visto anche, ho capito anche che c'è un'esigenza che esula ovviamente dal mondo ECIPA, ma è sicuramente anche collegabile, che quella, l'ho vista, l'ho sentita frequentando gli imprenditori, che è quella della formazione imprenditoriale. Oggi l'imprenditore ha bisogno veramente di riprogrammarsi e di riprogrammare la propria azienda se vuole, come abbiamo detto prima, rimanere sul mercato, essere competitivo, far crescere la propria azienda. Tu hai detto una cosa prima importantissima, hai detto quelli che danno la colpa agli altri, anch'io la penso come te, per me l'imprenditore si divide in tre tipologie, la prima tipologia forse è quella che mi somiglia, che è l'imprenditore che ha dei sogni, che non si arrende, che ha il fuoco dentro. Chiamiamolo il sognatore. Il sognatore, ma che è anche causativo, cioè il sognatore che si rimbocca le maniche e dice ok, ci sono le tasse, c'è la globalizzazione, cosa devo fare io per andare avanti? Forse devo cambiare modo di fare impresa, forse devo imparare qualcosa di nuovo. E quindi è l'imprenditore che si mette anche in discussione. La seconda categoria, e quindi è quell'imprenditore... Abbiamo il sognatore. Il sognatore, ma che anche fa delle azioni, quindi fa delle azioni ed è causativo. Quindi un sognatore proattivo. Proattivo. Perfetto. Poi c'è la seconda categoria, che è quella invece dell'imprenditore, che magari non fa l'imprenditore perché ha dentro quel fuoco, quel sogno, ma fa l'imprenditore perché magari è un ripiego come autoimpiego, è stato licenziato. Ah, ecco, non so cosa fare per un negozio. Cioè, perfetto, sì. Oppure si è ritrovato in una situazione. Oppure non so cosa fare, apro un ristorante. Apro un ristorante. Bravissimo. So fare la pizza, apro un ristorante. No, okay. Non so fare la pizza, ma apro un ristorante. Ma guarda, questo è il problema. No, ma anche perché se sa fare la pizza. No, perché è un tecnico, non è un imprenditore. Ah, se ecco, sa fare la pizza. È un pizzaiolo, esatto. Però il prodotto è importante. Se sa fare la pizza, già parte avvantaggiato. Sì, ma se tu non conosci i numeri, non sai come far venire i clienti nella tua pizzeria, non sai come fare la pizza. Questo è un marketing strategico sulla pizza. Esatto. Quindi c'è marketing per tutto. Perfetto. E quindi è quella categoria che dà la colpa agli altri, e quindi è una categoria. Come la chiamiamo? I negativi. Abbiamo gli imprenditori negativi. E la terza categoria invece. Questo chissà che disastro. Quelli che si lamentano sempre. Ah, no? I lamentosi. E quelli che la mattina non si vorrebbero quasi alzare. Li chiamiamo gli imprenditori piagnina. Quelli che piangono. I piagnucoloni. I piagnucoloni. Esatto. E poi ci sono la terza categoria di quelli che vogliono diventare imprenditori, che non sono ancora imprenditori, ma vogliono diventare imprenditori. Lo desiderano, magari hanno un lavoro da dipendente, ma nella loro testa stanno già pianificando. E questi riescono alla fine? Io vorrei che i primi e i terzi riuscissero. Ah. È per questo che mi sono. Che vorrei veramente trasferire e creare degli imprenditori che possano trasferire le loro nozioni, le loro conoscenze. Il loro know-how, la loro conoscenza. Esattamente. Io penso che i primi e i terzi sono quelli che riescono. Perfetto. Perché comunque cercano soluzioni, comunque cercano di risolvere il problema. I secondi li abbiamo bocciati. Senti, io volevo farti una domanda invece sulla tua impresa di famiglia. Sì. Perché prima parlando, io non lo sapevo, sì. Voi trattate un ramo che è affascinante, che è quello della radiotelecomunicazione. Sì. Sì. Mi vuoi accennare qualcosa? Perché... Certo, vabbè, diciamo che sono nata in questo contesto perché l'azienda di famiglia ha 63 anni di storia, io sono un pochino... Io sono più giovane però. Pure io un pochino. Beh, giusto, si vede, io no. Giusto un pochino. È un'azienda che è nata da una visione, no? Dal sogno, prima parlavamo Quindi, di imprenditori sognatori. Mettiamo tu fine nel numero uno. Giusto? La tua famiglia? Assolutamente, perfetto. Assolutamente. Quindi guarda non... che ogni imprenditore che si siederà qua gli chiederò se è uno, due o tre. Devi farlo. Lo segnate? Vabbè, ma tanto lo capisci, non c'è bisogno che lo chiedi. Si capisce subito. Sì, ma io i due o tre non li invito, invito solo gli uno. No, questa impresa, questa azienda è nata da mio padre che era un appassionato radiotecnico all'epoca e radioamatore, quando ancora il radioamatore costruiva le radio con le valvole. Era bellissimo, un mondo fantastico. E
e lui da questo sogno, in realtà lui aprì inizialmente un negozio di riparazioni di radio, televisioni, perché negli anni 60 ci fu il boom, ovviamente. E no, si riparavano. Si riparavano. Adesso si buttano. Si riparavano. E poi, ecco, l'imprenditore che cerca soluzioni. Poi negli anni 80, quando cominciarono a nascere i primi centri commerciali, mio padre ebbe l'intuizione che probabilmente quel settore lì cominciava ad essere, sarebbe stato da lì a poco inflazionato, quindi. E quindi si è focalizzato su quella che era la sua passione, che era il radiantismo. Quindi aprimmo questa azienda, questo negozio dedicato esclusivamente alle radio, al mondo del radioamatore, che negli anni 80-90 ebbe il suo boom. Perché? Perché non c'era il telefonino, certo. Non c'era internet, e quindi era un modo innanzitutto per comunicare e per divertirsi, ma poi anche, era anche l'unico modo per comunicare effettivamente nelle situazioni anche di lavoro, perché non, certo, non c'erano i telefonini, quindi immaginiamo la piattaforma che doveva comunicare con la terraferma avveniva attraverso collegamenti, sì, via, sì, radio. E le navi, ma poi le navi assolutamente. Le barche. E quindi diciamo la nostra storia è questa, la nostra storia è nell'etere, nelle telecomunicazioni, quindi anche questa, no? Anche lì la crescita dell'imprenditore e il volere immediatamente cambiare e modificarsi in base al mercato che stava cambiando. Quindi diciamo, questa cosa io me la porto dentro e ce l'ho nel DNA. E su questa cosa del tuo DNA abbiamo terminato la puntata. Io ti ringrazio, ti ringrazio. Io ti auguro di proseguire con questo tuo entusiasmo, sì, soprattutto del numero uno. Perfetto. Perché il 2 e 3, poi il 2 in pianiena è un disastro. Assolutamente no. Siamo sui numeri uno, e ti auguro veramente tanta di continuare con il tuo entusiasmo, grazie, di aiutare assolutamente le imprese, delle donne, che credo che abbiano veramente bisogno. Ma anche gli uomini. Gli uomini ultimamente molto di più, però le donne, per le problematiche che hai detto, sicuramente ne hanno più bisogno. Grazie. Grazie a te, grazie tante. La prima puntata della quarta edizione di Conosciamoli è terminata, ci vediamo alla prossima, arrivederci a tutti.